I pneumatici da bagnato 2012 sono uno step evolutivo delle coperture della passata stagione. Condizione che ha permesso di migliorare prestazioni e sicurezza. Il profilo delle coperture posteriori è stato ridisegnato e la struttura interna riprogettata. La nuova configurazione ha come primo vantaggio una sensibile riduzione dell'impatto dell'aria. La minore resistenza all'avanzamento e le minori turbolenze aerodinamiche prodotte garantiscono prestazioni superiori. Le gomme da bagnato, in entrambe le declinazioni wet intermedia, conservano un'eccellente capacità di protezione dai fenomeni di aquaplaning, ma il nuovo profilo assicura un livello di rigidità molto simile alle coperture da asciutto. I pneumatici anteriori mantengono l'ottimale valore di elasticità per assicurare il corretto angolo di deriva necessario alla sterzata. Al retrotreno, i fenomeni combinati di appoggio in curva e coppia motrice richiedono una rigidità della carcassa più elevata, che consente di massimizzare la presa al suolo in ogni condizione di manovra. La nuova carcassa, che consente di distribuire meglio le aree soggette a stress, rappresenta un ulteriore vantaggio in sicurezza. 300 cm quadrati, l'impronta sviluppata al suolo in rettilineo, area di contatto che garantisce grip, trazione e direzionalità, caratteristiche indispensabili per assicurare al pilota il controllo totale della monoposto anche nelle condizioni di massima criticità.